Oggi 11 gennaio 2020 e ci troviamo nei pressi del Lago della Duchessa. Abbiamo parcheggiato la macchina a Cartore, temperatura meno 5 circa, se non inferiore, quindi abbastanza freddo. E in compagnia con noi, sempre ancora una volta, il Prateto. Poi dietro di noi abbiamo Andrea. Buongiorno. E la sua fanciulla Francesca. Ciao. È freddo, Fra? Non troppo. Abbiamo appena superato la prima metà della salita, che si è presentata sin dall'inizio con una notevole pendenza, e la temperatura ora è ottimale, sia grazie al movimento che ci ha scaldati e grazie anche all'assenza di vento, dato che siamo praticamente incanalati tra le montagne e anche coperti dalla vegetazione. C'è un bosco che comunque ci protegge da eventuali passaggi di vento. Quindi insomma, fin qui tutto perfetto. La giornata poi è splendida, c'è il sole e non so, probabilmente non poteva andare meglio finora. L'andatura è comunque tranquilla, dato che c'è anche Fra Francesca con noi, che deve mantenere comunque un'andatura un po' più lenta, giustamente, perché è meno allenata, però rende comunque più piacevole la nostra camminata. E proseguiamo. Dopo la sosta al rifugio ci separiamo con Andrea e Francesca, che l'abbiamo aspettati un po', che erano rimasti un poco dietro. Ci separiamo perché io edo, andiamo verso la vetta del Muro Lungo per poi riscendere al Lago della Duchessa, mentre invece Andrea e Francesca fanno ora la pausa al rifugio per poi girare sotto al monte e proseguire al Lago della Duchessa, dove poi ci ritroveremo tutti insieme. Ora insomma la vetta è quella, ci aspetta insomma questa salita che penso un'ora o poco più
dovremmo raggiungerla. E tra l'altro l'altro versante è anche battuto dal sole, quindi saremo anche più caldi. Via, ora risparmio il fiato. Il video all'ombra sotto quella cresta c'è tutta una serie di camosci che sta passando. Questi sono cervi, questi sono senza dubbio cervi perché si vede proprio dalle corna, credo. E devo dire che a un certo punto ci avevano anche puntato e sembrava stessero venendo verso di noi. E invece io spero che il sole non rovini tutto. Wow, penso che siamo stati veramente fortunati ad incontrarli. Wow. Questa è la visuale. Qui sotto abbiamo il lago della Duchessa, in fondo dritto per dritto c'è il Gran Sasso, poi di qua come ci giriamo abbiamo proprio di fronte a noi il Monte Velino e di qua tutta la piana. Sì, in realtà siamo saliti da... No, per questo è pure nel pezzo che abbiamo fatto. Sì, sì. Dopo aver raggiunto la cima siamo ritornati al rifugio dove abbiamo fatto la prima sosta, insomma, e ci siamo fatti un tè caldo rincontrandoci con Andrea e Francesca e ora stiamo tornando alle macchine, anche perché il sole sta cominciando ad abbassarsi e sono le, non lo so, mi si è tolta l'ora dallo smartwatch, non posso vederla. O tengo la telecamera o cambio lo smartwatch. Qui si chiude la nostra escursione dopo 8 ore di attività, tra pause e tempo in attività, appunto. Siamo ritornati alla macchina. 8 ore non sono pochine, però considerando che ce la siamo presa molto comoda, abbiamo fatto anche pause molto lunghe al bivacco. Mi viene il nome, il rifugio.
ogni tanto. E l'escursione è stata inizialmente, aveva una pendenza di notevole impegno, quindi già dall'inizio ho mostrato la sua difficoltà. Poi successivamente, come si dice, poi spiana, e poi ha spianato veramente fino all'arrivo del rifugio, insomma. E da lì poi abbiamo attaccato la cima, muro lungo, e lì è stato un po' difficile perché abbiamo preso una parte che non c'era un vero e proprio sentiero, ed è stata abbastanza scomoda. Però abbiamo avuto la fortuna, passando da quel versante, di vedere veramente un branco di 50 daini, camosci, cervi, adesso non so bene quale esemplare specifico, ma insomma la famiglia è quella. Giunti qui al termine, se dovrebbe essere da questa parte, potete iscrivervi al canale, mentre invece qui ai lati potete vedere altri video caricati. Alla prossima!